Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus. In Abruzzo continua la discesa dei casi di positività al Covid-19. Nella giornata odierna sono 7 con 2 nuovi decessi, però solamente 5 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 7 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, localizzati tutti nella ASL di Pescara, e 2 invece i nuovi decessi. I numeri odierni dell'emergenza coronavirus restituiscono una percentuale dello 0,5% sul numero complessivo di tamponi analizzati, che oggi è pari a 1.313. 175 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.092 meno 34 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 391 pazienti deceduti, con un aumento, come detto, di 2 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.272, con una diminuzione di 45 unità. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 62.161 test, di cui 55.439 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 814 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.506 alla ASL di Pescara e 646 alla ASL di Teramo. Restando su questo argomento, adesso andiamo ad ascoltare il servizio che contiene le dichiarazioni del professor Albani, che è a capo della Task Force regionale sul coronavirus, che fa un po' il punto della situazione rispetto anche al macchinario che è installato a Pescara e che dovrebbe entrare in funzione garantendo circa 2.400 tamponi, ma anche rispetto ai dati che si attendono relativamente ai test sierologici. Sentiamo il servizio. È confortato dai dati il direttore della Task Force regionale sul coronavirus Alberto Albani, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. La prima fase di riapertura, quella post 4 maggio, non ha visto un aumento della curva dei contagi in Abruzzo, con la sola eccezione del focolaio nella comunità Rom, seguito alla sciagurata decisione di recarsi a Campobasso per un funerale. Noi un focolaio anche ampio preoccupa molto di meno che tanti piccoli focolai. Cioè, noi preferiamo avere un focolaio ampio, ma quindi facilmente circoscrivibile, piuttosto che avere tanti piccoli focolai che è molto più difficile andare a controllare e circoscrivere. Quindi in questo caso, anche se è un focolaio grande, siamo riusciti a mettere in atto tutte le misure per bloccare l'espansione di questo focolaio. Ora si attendono i dati della fase 2 vera e propria, quella del 18 di maggio, ma ci vorrà ancora qualche giorno per capire se e come si sta muovendo il contagio. E quindi possiamo vedere questo tra un paio di settimane, una quindicina di giorni, potremo valutare l'impatto che ha avuto la riapertura sull'andamento della malattia. Ed a proposito del monitoraggio del contagio da coronavirus, la Regione Abruzzo attende anche i dati dei test sierologici varati a livello nazionale. 5.500 che fanno parte di quei 250.000 a livello nazionale che servono proprio ad andare a mappare su tutto il territorio nazionale l'andamento della malattia e nel caso specifico nostro quella che era stata la situazione a livello abruzzese. Stiamo aspettando anche questi dati che proprio in questi giorni stiamo raccogliendo, questi esami sierologici, per avere insieme ai dati che abbiamo già un quadro più completo e quindi andare a vedere, a capire il più possibile quanto ha inciso la malattia sulla nostra regione. Intanto la macchina per l'analisi rapida dei tamponi, che è stata montata all'interno del laboratorio di riferimento dell'emergenza Covid a Pescara, sta per entrare in funzione dopo una prima fase di sperimentazione. Quindi, con un po' di ritardo rispetto a quanto annunciato in precedenza, entro la prossima settimana si dovrebbe arrivare alla fatidica cifra di 2.400 tamponi analizzati al giorno. Sono stati fatti dei test di prova nei giorni scorsi, questo anche sta a dimostrare il numero più alto di tamponi da già di ieri.
da oggi comincia una serie di tamponature con l'uso della nuova macchina che chiaramente nei primi tempi avrà un numero di tamponi basso, perché per andare al regime occorrerà una serie di operazioni. Adesso noi siamo intorno a 200-300 tamponi al giorno da oggi, quindi la macchina da oggi produce 200-300 tamponi risultati, e dalla prossima settimana comincerà piano piano ad andare al regime fino ad arrivare ai famosi 2400 tamponi al giorno. D'ora una notizia di cronaca: si chiamava Gerardo Bellofatto, il 47enne originario di Foggia ma residente a Fossa Cesia, morto questa mattina attorno alle 9.30 a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente che si è verificato lungo la statale 16 nel territorio di Ortona, nei pressi del cimitero monumentale canadese. Bellofatto era da solo sull'auto, una Ford Focus, lungo un tratto rettilineo mentre procedeva in direzione di Fossa Cesia, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un albero. Sul posto ci sono stati chiaramente i rilievi degli uomini della Polizia Stradale di Chieti, è arrivata anche l'ambulanza e l'elisoccorso del 118 oltre ai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato vano. All'origine dell'incidente potrebbero esserci o la distrazione oppure il malore del conducente. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Teramo. Dopo più di 3 anni dal sisma, gli sfollati delle case popolari potranno finalmente tornare ad abitare in nuovi appartamenti. Da oggi l'Ater inizia a consegnare le chiavi di 50 delle 85 unità immobiliari assegnate al Comune, un provvedimento strategico raggiunto con l'impegno di tutte le istituzioni. Tania Bonnici Castelli. I numerosi sfollati teramani fuori casa da oltre 3 anni da oggi riceveranno le chiavi dei nuovi appartamenti acquistati per loro dall'Ater Teramo grazie ad una legge varata dall'ex giunta D'Alfonso. Un traguardo importante raggiunto grazie alla stretta sinergia di tutte le istituzioni che sono riuscite a concretizzare quel provvedimento. L'attuale giunta regionale, la protezione civile, l'Ater e l'amministrazione comunale di Teramo. E così 50 delle 85 unità abitative destinate al comune di Teramo saranno assegnate in questi giorni. Per le altre 35 ci sarà bisogno di un nuovo bando. Rientrano a casa finalmente gli sfollati di Teramo? Non rientrano nella loro casa, questo è importante però ricordarlo subito, nel senso che questo è un intervento importante, si rientra in una casa insomma, che nasce all'esito, che viene concessa all'esito insomma, di una procedura lunga su cui abbiamo lavorato tutti in sinergia, però diciamo sempre una cosa, ribadiamolo sempre, l'obiettivo è la ricostruzione. L'obiettivo appunto è far tornare i nostri cittadini nelle loro abitazioni e quindi dobbiamo andare avanti in quella direzione. Questo però è solo il primo bando, adesso ce ne sarà un altro. Sì, attendiamo il numero definitivo delle case che l'Ater ha acquistato, fino a qualche tempo fa erano 85, adesso se ne consegnano 50, noi siamo già pronti per avviare il secondo bando e diciamo così, assegnare subito le case che sono rimaste. Purtroppo le misure di contenimento del Covid-19 hanno imposto all'Ater Teramo la consegna scaglionata dei nuovi appartamenti. Nella giornata odierna ne sono stati consegnati 7 per proseguire poi allo stesso ritmo nei prossimi giorni. Soddisfatta dell'obiettivo centrato, la Presidente Maria Ceci. Grande soddisfazione, una grande soddisfazione soprattutto perché riusciamo oggi a consegnare le chiavi in una fase che non può essere ancora definita post-emergenziale, in una fase ancora di emergenza sanitaria, per cui sicuramente questo dimostra l'impegno dell'Ater per garantire questi risultati, ma un impegno che sicuramente è il frutto di un lavoro sinergico svolto con la Regione Abruzzo, con la Protezione Civile e soprattutto con il Comune di Teramo. E adesso andiamo in diretta a Pescara dall'aeroporto d'Abruzzo, dove poco fa è atterrato il primo dei voli charter che porta manodopera a sostegno dei lavori nei campi della regione Abruzzo e soprattutto della piana del Fucino. Andiamo, lo vedo già in collegamento, da Paolo Renzetti che è un ospite. A te Paolo.
Sì, grazie Alfredo, buonasera dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Hai detto bene, atterrato circa un'ora fa il primo dei due voli charter previsti oggi e domani e che portano nella nostra regione 248 lavoratori marocchini che lavoreranno fino al periodo prenatalizio nella zona del Fucino e dunque nella Marsica. E noi siamo, e lo ringrazio, con il direttore di Confagricoltura L'Aquila, Stefano Fabrizi. Grazie direttore. Perché voi ogni anno, ormai da tanti anni, organizzate questi voli per far arrivare tanti lavoratori del Nord Africa nella nostra regione per lavorare nei campi del Fucino, è così? No, non è proprio così, nel senso che non siamo noi a organizzare, noi siamo l'organizzazione di rappresentanza degli imprenditori e quest'anno abbiamo dovuto trasformarsi in un'agenzia di viaggio per organizzare questi voli charter per portare qui nella Marsica i lavoratori che erano stati bloccati dall'emergenza Covid nel Marocco, nelle loro città in Marocco. Lei mi diceva prima, ci sono tante storie di questi ragazzi che ormai da tanti anni vengono nel nostro paese a lavorare, mi diceva il volo è partito da Casablanca ma c'è chi ha viaggiato per 10-12 ore per raggiungere Casablanca e poi imbarcarsi sul volo per Pescara. Certo, e questo è stato l'aspetto più complicato da gestire, che l'ha gestito in maniera impeccabile la nostra ambasciata a Rabat. Perché chiaramente anche in Marocco vige il divieto di spostamenti, se non con l'eccezione appunto dei lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro. Quindi la nostra ambasciata ci ha dato tutto il supporto insieme con il Ministero degli Esteri e ha consentito l'apertura di questo corridoio verde e quindi ci ha messo a disposizione tutta la documentazione che questi lavoratori portano con loro sia all'interno del Marocco e sia quella che adesso stanno facendo mentre escono fuori con la polizia di doganale, che sta prendendo tutti quanti i dati e questa sera, appena che rientreranno nei comuni, depositeranno ai comuni anche le certificazioni per fare la quarantena. Andranno in quarantena e poi intorno al 10 di giugno potranno iniziare a lavorare. Noi speriamo prima, nel senso che è in itinere un provvedimento nazionale per consentire ai lavoratori dell'agricoltura una quarantena così attenuata, chiamiamolo in questo modo, perché il distanziamento in agricoltura è naturale, perché questi lavorano nei campi, lavorano in grosse strutture dove appunto il distanziamento può essere tranquillamente assicurato. In ogni caso adesso le norme sono queste, quindi finiti 14 giorni torneranno a lavorare. Lei sottolineava giustamente che c'è stato questo arrivo così difficoltoso proprio per via dell'emergenza sanitaria, perché normalmente, mi diceva prima a microfoni spenti, questi lavoratori arrivano nel mese di marzo nella nostra regione e quest'anno c'è stato questo ritardo proprio per le note vicende del coronavirus. Questa è una manodopera qualificata, è una manodopera che lavora presso le stesse aziende da 10-15, ha visto qualcuno, ha intervistato anche 20 anni che stanno qui sul nostro territorio. Normalmente è una manodopera che arriva qui ai primi di marzo, metà marzo, e va via alla fine di novembre, metà dicembre, per poi ritornare l'anno successivo sempre nelle stesse aziende e sempre con questa cadenza. Per cui è una manodopera che di cui i datori di lavoro si fidano, tant'è che hanno pagato i voli per farli rientrare. Ne rientreranno domani altre 124, abbiamo in programma un altro volo già completo e possiamo tranquillamente dire che è possibile fare, però è una piccola aliquota di lavoro perché nel Fucino mancano ancora dai 2.500 ai 3.000 lavoratori stagionali. Possiamo dire, direttore, che questi lavori nei campi, nel Fucino, sono lavori molto duri che ovviamente richiedono, come diceva lei, una manodopera qualificata e non tutti gli italiani, hanno anche la forza, oltre che la volontà, di lavorare così duramente nei campi per tanti mesi. Ma noi abbiamo messo a disposizione un portale con il quale facciamo da intermediari legalizzati tra la domanda e l'offerta di lavoro. Con questo nostro portale siamo riusciti ad allocare una cinquantina di italiani. Solo qualcuno dopo 2 o 3 giorni ha rinunciato proprio per le difficoltà anche fisiche di questo lavoro e di caldo. Ma gli altri si sono fermati e sono quello che ci ha fatto piacere, che sono dei lavoratori italiani che vengono da settori produttivi, cioè non erano disoccupati, quelli che hanno perso da poco il lavoro, quelli che il Covid li ha praticamente tolto l'attività, dei lavoratori autonomi,
e tutto sommato è solo una questione di abitudine, di cominciare a lavorare. Noi confidiamo molto che gli italiani riscoprano anche il lavoro in agricoltura, che non è solamente il lavoro dequalificato come è pensabile, come normalmente si pensa, è un lavoro del tutto dignitoso. Vogliamo spiegare, direttore, cosa poi andranno a fare tra qualche giorno in queste zone della Marsica, quali lavori svolgeranno, in che modo? Allora, noi abbiamo sentito un'intervista adesso a un lavoratore che lavora di notte e organizza l'irrigazione dei campi. È un'attività veramente diciamo di grande specializzazione, perché occorre conoscere molta della tecnica dell'irrigazione. Queste sono colture pregiate, colture orticole di pieno campo, quindi ci sono quelli che organizzano i carichi, ci sono quelli che organizzano i flussi commerciali all'interno delle aziende, che tengono i rapporti anche con gli altri operai, che organizzano le squadre di coltivazione, che decidono quando e come raccogliere i prodotti, se i prodotti sono maturi, quindi. E sono quelli che poi diciamo vanno anche sui mezzi meccanici, che sanno diciamo guidare molto bene anche macchine costosissime e macchine di precisione. Alfredo, linea a te per qualche domanda, qualche curiosità con il direttore di Confagricoltura dell'Aquila. Sì, avevo solo una curiosità, se ci può dire più o meno qual è la paga media di uno di questi lavoratori, visto che hanno affrontato un lungo viaggio per arrivare qui in Abruzzo a lavorare. Allora, questo viaggio è stato pagato dalle imprese agricole. La paga è quella sindacale prevista dal contratto nazionale di lavoro con l'integrativo provinciale. Diciamo che la paga oraria, si parla in agricoltura di paga oraria, che va dalle 7,50 euro fino alle 14 euro ad ore. E tenga conto che queste retribuzioni per questa manodopera che è scesa questa sera, diciamo, ci sono molte integrazioni, perché, come ripeto, questi sono lavoratori qualificati, per i quali sono le stesse aziende che hanno deciso e hanno premuto molto ad ogni livello per riportarli qui in Italia. Grazie allora a Paolo Renzetti, al presidente di Confagricoltura. Complimenti, grazie. Grazie. Possiamo andare avanti con il nostro telegiornale e adesso vi diamo una notizia che riguarda la vicenda della bonifica di Bussi. L'Abruzzo non perderà i 50 milioni destinati al SIN di Bussi sul Tirino. Ad assicurarlo è il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut, che ricorda anche come Edison, riconosciuta responsabile della contaminazione di 5 ettari sugli oltre 230 del SIN, dovrà ottemperare la bonifica e sta già implementando le misure di prevenzione sul sito per iniziare le successive attività di caratterizzazione. Le risorse pubbliche già destinate alla bonifica per 50 milioni di euro e attribuite alla contabilità speciale, continua Morassut, torneranno a breve nella disponibilità del Ministero dell'Ambiente e potranno essere utilizzate d'intesa con Regione Abruzzo per altri interventi di bonifica all'interno dello stesso SIN. Per quanto attiene gli esiti della gara pubblica in corso, prosegue il sottosegretario dell'Ambiente, va ricordato che comunque l'onere dell'intervento non avrebbe più potuto essere portato avanti dallo Stato, stante la accertata responsabilità di Edison. L'annullamento della gara oggetto dell'intervento è stato un atto dovuto, conclude Morassut, in presenza di un progetto giudicato inadeguato da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Adesso andiamo a vedere la protesta di questa mattina a Pescara dei titolari delle agenzie di viaggio, che lamentano una crisi gravissima del settore. Vediamo il servizio. È completamente in ginocchio perché fatturato totalmente zero, fermo, paralizzato dall'inizio di tutta questa storia. È veramente pazzesco come nessuno al governo, alle regioni, non si stiano rendendo conto, perché non sanno neanche che cosa vuol dire
essere un'agenzia di viaggio. Abbiamo tutte le destinazioni chiuse, le frontiere chiuse, le regioni riapriranno sì il 3 di giugno, ma in che condizioni? In quali condizioni? Chi è che poi basta una curva del contagio che rialza che noi siamo di nuovo paralizzati? È veramente una situazione pazzesca e non possono trattarci come tutto il resto del mondo merceologico, perché noi abbiamo difficoltà sicuramente maggiori rispetto ad altri, perché non abbiamo possibilità di vendere nulla, quello è il grosso problema, non abbiamo possibilità di vendere nulla. In Italia rischiamo 500.000 persone che lavorano nel settore con le loro rispettive famiglie di rimanere a casa senza lavoro. La stagione non è mai partita, perché il momento in cui, ecco, febbraio, marzo, il periodo che comunque si cominciava a organizzare i ponti di primavera o magari le vacanze estive, purtroppo proprio in quel momento è capitata questa disgrazia. Né il governo regionale, che è ancora in letargo, tantomeno il decreto del Presidente del Consiglio in qualche modo ci è venuto incontro, non ha preso in considerazione nessuna delle nostre richieste. Cerchiamo una risposta, che ad oggi si sono preoccupati solo dell'ombrellone per andare al mare o del ristorante per andare a mangiare il pesce, e invece le nostre famiglie sono a casa. Continuiamo in qualche maniera a parlare di turismo e soprattutto della stagione balneare. Dovrebbe essere un protocollo condiviso fra sindaci della costa e regione Abruzzo a sbloccare la problematica spiagge libere. La loro gestione, per evitare il contagio da coronavirus, infatti con ogni probabilità si ispirerà a quanto accadrà sugli arenili romagnoli, superando così l'attuale normativa regionale abruzzese. Vediamo il servizio. Si va verso il modello Emilia-Romagna sulla questione della gestione delle spiagge libere nella stagione balneare che sta per cominciare, segnata dal Covid-19. La regione Abruzzo, dopo l'incontro odierno con i sindaci dei comuni costieri, si è detta pronta ad accogliere una proposta condivisa dai sindaci, che è per l'appunto mutuata con le dovute correzioni da quanto varato da regione Emilia-Romagna, che nel settore del turismo estivo è sicuramente un punto di riferimento nazionale. E dunque niente reticolato per delimitare le postazioni all'interno della spiaggia libera, ma possibilità di accessi contingentati da parte dei comuni, che avranno anche la facoltà di controllare ed evitare assembramenti. La riunione in regione di questa mattina con l'assessore Nico Campitelli ho esposto le mie idee sull'ordinanza, che va assolutamente modificata per quanto concerne le spiagge libere, lo abbiamo detto con forza, e sembrerebbe che diciamo, la nostra posizione abbia trovato la condivisione da parte di molti comuni della costa e persino dell'ANCI, che ora sta proponendo una bozza di ordinanza completamente nuova che venga emanata sulla falsa riga di quella emanata dalla regione Emilia-Romagna, sulla quale noi invece condividiamo, della quale noi invece condividiamo i principi. Quindi mi auguro che la regione, come ha dichiarato questa mattina, possa tornare sui suoi passi e modificare l'ordinanza regionale per quanto riguarda la fruizione delle spiagge libere da parte dei turisti e dei cittadini. Adesso andiamo a Teramo, dove il Comune, nell'adeguarsi al decreto Rilancio Italia, annuncia novità per il settore della ristorazione. Il suolo pubblico sarà concesso gratuitamente fino al 31 ottobre e non sarà richiesta alcuna cauzione. Vediamo il servizio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancia Italia, l'assessorato al commercio del Comune di Teramo si adegua alle norme previste per bar e ristoranti e fissa le linee guida definitive per l'intero settore. Finalmente sono definitive le regole per bar e ristoranti. Esatto, come anticipato in conferenza stampa, a seguito del decreto legge 34, ieri siamo riusciti ad approvare la nostra delibera di giunta, che ci permette di confermare quanto detto in conferenza stampa, quindi un raddoppio delle superfici occupabili e anche delle facilitazioni molto molto importanti per chi vuole occupare suolo pubblico, perché si tratterà praticamente di una banalissima richiesta di occupazione di suolo pubblico con una legata alla planimetria. Non ci sarà bisogno della commissione per l'autorizzazione, ma sarà direttamente l'ufficio traffico, sostenuto dall'ufficio commercio, a rilasciare queste autorizzazioni, quindi sarà rapidissima la procedura. Le
novità riguardano soprattutto la concessione e il raddoppio dell'utilizzo del suolo pubblico, che comunque per gli esercenti resta confermato a costo zero. Il decreto, e quindi anche il Comune, pur ribadendo tale disposizione, ne fissa il termine al 31 ottobre e non più al 31 dicembre. La cosa positiva però è che non ci sarà da pagare alcuna cauzione. Qual è la novità importante? È che noi avevamo anticipato in conferenza stampa che questa misura voleva essere prolungata fino al 31 di dicembre, ma il decreto legge ha deciso che sarà fino al 31 di ottobre, quindi una data diciamo meno prolungata nel tempo, però con un'importante novità sulla cauzione. Mentre noi avevamo ridotto del 50% la cauzione, in questo caso possiamo rendere completamente gratuita la cauzione, quindi nessun costo né come canone COSAP né come cauzione per chi vuole occupare suolo pubblico. È un'importantissima novità. Rifondazione Comunista contesta il progetto del master plan studiato dal Comune di Pescara, che andrebbe, secondo i rappresentanti di Rifondazione, a privilegiare cemento a scapito del verde urbano. Master plan del Comune di Pescara, Rifondazione Comunista contesta in toto questo progetto che prevede, secondo voi, più cemento e meno verde in città. No, non secondo noi, infatti le carte parlano chiaro. Le aree tra la caserma del Corpo Forestale dello Stato, il comando del Corpo Forestale dello Stato, le Naiadi, attigue alla strada Parco e alla Pinetina Nord, sono state vincolate a verde dopo una battaglia durata anni e anni nel 2003 su proposta del sottoscritto e di Rifondazione Comunista. Cosa fa il Comune di Pescara su aree vincolate a verde, su cui ha già vinto al TAR e al Consiglio di Stato, reintroduce la possibilità di edificare per i privati? Il Comune dovrebbe espropriare quelle aree e unificarle in un grande parco con la Pinetina, e invece propone una cosa che chiama atterraggio di diritti edificatori non si sa da dove pescati e inventati e negati dagli stessi tribunali amministrativi in quelle aree lì. Noi quindi definiamo questo master plan Porta Nord una truffa, abbiamo presentato un'osservazione, ma soprattutto invitiamo la cittadinanza, le associazioni e gli stessi consiglieri comunali a opporsi a questa porcheria. Io auspico che il sindaco Carlo Masci, che per anni ha dichiarato di essere d'accordo con noi sulla destinazione a verde di quell'area, intervenga, perché i suoi evidentemente non lo hanno ben informato su quello che vogliono fare, come al solito per favorire interessi privati, non quelli pubblici. I privati proprietari di terreni devono essere espropriati e indennizzati come prevede la legge. Faccio e concludo presente che se il Comune non vuole investire oggi lo farà domani, perché non c'è nessun obbligo di indennizzo in caso rimangano verdi. Ultima considerazione, il Comune faccia anche pulire le aree, perché i privati sono tenuti a tenerle pulite. L'Aquila è stata teatro del primo spettacolo dal vivo in Italia durante la fase Covid. Nella Basilica di Collemaggio, Simone Cristicchi ha reso omaggio a Papa Celestino V con uno spettacolo dedicato agli operatori sanitari. Il servizio di Germana Dorazio. Il racconto del 6 aprile 2009 ha insegnato a noi aquilani che la vita è più forte di tutto, che la vita vuole vivere, vuole scrivere. Ho sognato Celestino. Il primo evento culturale pubblico in Italia si è svolto all'Aquila, nella magnifica cornice della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Simone Cristicchi, autore, cantante, attore, e il violinista Alessandro Quarta
hanno reso omaggio a Papa Santo Celestino V, nel giorno in cui si celebrava la ricorrenza dei 724 anni dalla sua scomparsa. L'Aquila è una città che ha saputo rialzarsi in piedi e ha dimostrato davanti all'Italia e devo dire a tutto il mondo la sua grande forza, e quindi questo messaggio non poteva che ripartire da qui, da questo luogo magico, ricco di energia spirituale che è la Basilica di Colle Maggio, con un racconto dedicato alla figura di Celestino V e la sua grande, grandissima attualità. Un evento organizzato dal Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con il Comune dell'Aquila e dedicato agli operatori sanitari che si sono adoperati per l'emergenza Covid-19. Ed è così che il messaggio di Papa Celestino V, il messaggio di pace, ha dato la misura di quanto sia precaria la vita e necessario darsi delle priorità sui valori. L'Aquila è abituata a fare cose importanti, l'Aquila è abituata a dare segnali di resistenza e di ripartenza dopo grandi momenti bui, di tristezza, di contenimento, di sofferenza. L'Aquila è l'esempio che dopo ogni notte c'è un'alba, e lo facciamo nel modo migliore possibile attraverso il ricordo di Celestino. È il momento proprio dell'arte, l'arte si prende tutto, non conosce sosta, e oltretutto il motto qual è? Lo spettacolo deve continuare e malgrado tutto si continua, anzi si inizia, ed è un inizio stupefacente, meraviglioso, dettato dalla poesia e dalla sacralità di una religione che tiene tutto insieme. Adesso parliamo di sport. Ci sono contenti e scontenti rispetto alle decisioni del Consiglio federale di ieri, che ha approvato la prosecuzione delle stagioni dei campionati professionistici e ha dato lo stop invece definitivo ai dilettanti. Alla soddisfazione della Lega di B fa da contraltare la rabbia della Lega Pro. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Tornare in campo per finire la stagione. Le decisioni del Consiglio federale erano attese da Serie A e Serie B, ma spiazzano la Lega Pro. Questo si riflette sugli umori dei vertici delle rispettive leghe. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha espresso la sua soddisfazione in una nota: in Consiglio federale è passata la linea a cui abbiamo dedicato diversi mesi di lavoro e che è sempre stata coerente con la volontà di tutta la Lega B di ripartenza nel segno del merito sportivo. Ora avanti con le riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. Anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, più volte si è espresso in tale direzione, pur mettendo al primo posto la salute. Secondo il massimo dirigente biancazzurro, la ripresa del campionato restava l'obiettivo da perseguire, con tutti i rischi connessi da calcolare. Il club in effetti è pronto, perché ha le strutture, perché sta approntando tutti i test propedeutici da protocollo agli allenamenti collettivi che inizieranno a fine mese, tamponi, test sierologici, più tutti quelli atletici normalmente previsti per i calciatori. Mastica amaro invece la Lega Pro. Non è bastato al presidente Ghirelli presentarsi al tavolo federale con il voto dell'assemblea che chiedeva la sospensione definitiva del campionato, con annesse proposte di promozione e blocco di retrocessioni e ripescaggi. Quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla, ha tuonato in una nota Ghirelli. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali. Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l'ho fatto da sempre. Nelle scarne dichiarazioni apparse sul sito ufficiale, il presidente del Teramo, Franco Iachini, non ha nascosto il suo disappunto, tanto più marcato alla luce delle incertezze sulla sua prosecuzione o meno al timone biancorosso. Siamo rimasti tutti sorpresi dal contenuto, ha detto Iachini. Aspettiamo di leggere la delibera in tutti i suoi particolari per poi capire come si dovrà effettivamente procedere. Resta da vedere come la Lega Pro chiuderà la stagione, perché tempo per tutte le gare di campionato e di playoff non c'è, visto che l'annata sportiva 2019-2020 si esaurirà a fine agosto. Chi non ha di questi problemi è la Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i campionati dalla Serie D in giù sono stati definitivamente sospesi e la stagione chiuderà il 30 giugno. Ora si attende di sapere quali saranno i criteri per promozioni e retrocessioni. La decisione definitiva sarà del Consiglio federale, ma già domani si terrà un importante consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che vaglierà delle proposte
da portare sul tavolo della Federcalcio. Circa le promozioni, possibile che vengano mandate in C le 9 squadre in vetta alla classifica. Nel girone F toccherebbe al Materica, anche se il presidente Canilla ha già fatto sapere che, avendone titolo, si iscriverebbe in Serie C solo se ci sarà un abbattimento di contratti, stipendi, oneri fiscali, fideiussioni, insomma solo se sarà una categoria sostenibile dato il momento. Circa le retrocessioni, c'è chi pensa ad un blocco, chi a quelle delle ultime due in classifica. Nel girone F dunque traballa la posizione del Chieti, che occupa il penultimo posto. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini, chiaramente tutta dedicata al mondo della bicicletta. La prossima edizione del TG6 è alle ore 23, vi auguro una buona serata.